fuori le mura e nel salutare e ringraziare le autorità presenti, le personalità presenti, tanti operatori di mass media che rendono possibile la divulgazione di questa iniziativa. Devo dire che sono grato e porto anche i ringraziamenti del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del rappresentante istituzionale del Fondo Edifici di Culto. Devo ringraziare Aeroporti di Roma, il Presidente Vincenti, l'amministratore delegato Tronconi, per averci consentito di fare questa cosa qui a Fiumicino, come è stato detto che la casa un po' di tutti, no? Tutti quanti noi abbiamo iniziato e finito tante nostre esperienze in questo edificio. Però devo dire una cosa, no? Che per me è molto importante, questa è un'operazione straordinaria che ha richiesto coraggio da parte di tanti di noi, e come diceva l'amministratore delegato, sembra impossibile un'operazione di questo genere. Devo dire che siamo, che il Fondo Edifici di Culto è ignoto in più. E il Fondo Edifici di Culto, io dico, è una specie di reperto storico, però vivo e vitale. Reperto storico perché testimonia di una fase storica specifica, la seconda metà del 1800, quando lo Stato decise di acquisire il patrimonio degli ordini religiosi. In questo modo si costituì questo ente, all'epoca Fondo di Culto, ora Fondo Edifici di Culto, che è un patrimonio immenso, 844 chiese, la foresta di Tarvisio, un patrimonio straordinario che ospita dei tesori d'arte come Salvatore Mundi, ma ospita Caravaggio, ospita Giotto, ospita il Pinturicchio e tanto altro ancora. Il Fondo Edifici di Culto ha due funzioni fondamentali, quindi un patrimonio, una persona giuridica pubblica che è amministrata dal Ministero dell'Interno, dalla mia amministrazione centrale. Le due funzioni sono il restauro e la valorizzazione del patrimonio. Sul restauro siamo partiti con un'operazione straordinaria, prima diceva l'amministratore, tante cifre, investimenti. Anche noi nel nostro piccolo, nei prossimi 4 anni investiamo 300 milioni di euro per 300 interventi su tutto il patrimonio. Non era mai successo nella storia dell'Italia unita, quindi un'esperienza straordinaria anche da un punto di vista organizzativo. E questa è la finalità del restauro. Ma poi abbiamo la finalità della valorizzazione. Valorizzazione significa creare valore, no? Creare anche valore economico, e il patrimonio del Fondo Edifici di Culto si regge per nome decimo con entrate proprie. Ma valorizzazione significa rendere fruibili le opere anche al pubblico più vasto e rendere possibile, diciamo, la riconoscibilità del legame tra l'opera e il Fondo Edifici di Culto. E questo è il senso dell'operazione che stiamo facendo, è il senso della partnership Aeroporti di Roma, che si è sviluppato attraverso la realizzazione del calendario di quest'anno dedicato al Bernini. Vedete le bellissime immagini nei pillars che circondano l'opera, fotografie del maestro Massimo Listi, dei massimi fotografi d'arte italiani. E questo, diciamo, è la funzione della valorizzazione. Un'operazione straordinaria, mai accaduto prima di avere delle opere d'arte in una sede non museale, non in una chiesa, che raggiunge il suo pubblico, e quindi noi siamo assolutamente contenti e speriamo che la partnership con Aeroporti di Roma possa proseguire e allargarsi. Grazie.